Domenica all'insegna del Natale, delle famiglie e del maltempo. La pioggia però non ha rovinato il clima di festa nei comuni della Pedemontana. A Tezze, l'immancabile conto alla rovescia ha dato il via all'accensione dell'albero in piazza. L'amministrazione ha consegnato a tutti gli esercenti commerciali degli alberi di Natale, volte a dare un senso natalizio a tutte le nostre vie. Natale in villa e soprattutto all'Asciutto, a Rossano Veneto, che in Villa Caffo ha abbracciato bambini, volontari e associazioni in una 2 giorni di laboratori ed eventi. Tante famiglie, tanti bambini, tanti anche anziani che sono venuti qui per respirare un po' di aria di festa, c'è proprio bisogno, anche se il tempo, il meteo non è stato favorevole con noi. Ci stiamo riprendendo, cerchiamo di respirare aria nuova e di dare la possibilità anche ai nostri compaesani di avere qualcosa nel loro paese, insomma di qualche attività, qualche evento importante. A Romano d'Ezzelino spazio alla mostra dei presepi all'ex Fornace Panizzon, con protagonisti, tra l'altro, gli alunni delle scuole. Abbiamo inaugurato la mostra dei presepi, purtroppo il maltempo un po' ha influito su quella che era l'organizzazione dei nostri mercatini, ma comunque è stata una giornata fantastica. Anche Cartigliano sceglie di festeggiare il Natale al coperto in Villa Morosini Cappello, con un ricco calendario di eventi e il bis già fissato per domenica 18. Oggi è stata una giornata stupenda, molte famiglie e molti bambini. Vi aspettiamo anche domenica prossima.